Quindi non fare il caso. Inoltre siamo contrari perché ci sono i passi inseriti, c'è il passaggio della delibera che nessun giornale riporta, in cui diciamo che si potranno fare degli sconti ulteriori, anche nel 100%, agli istituti religiosi e ai sedi formali, perché effettivamente mancavano provvedimenti del genere, e anzi veramente complimenti, complimenti anche ai tanti organi di stampa che non ripetono. Inoltre noi siamo contro ogni forma di razzismo e siamo contro anche il razzismo nei confronti degli italiani, perché secondo noi non è giusto dare a famiglie cinesi della Cina negozi di bar da Guilino. Non è giusto, è una distinzione verso le PMI e gli esercizi commerciali degli italiani, o anche gli altri stranieri che non siano cinesi. Questi sono solamente i primi 10. Ora, per quanto riguarda anche i lavori della Commissione di Presidenza della Spesa, e vi invito domani alle 9.30 all'Auditoria di Terzo Piano, in una seduta come sempre pubblica, accessibile, per estimare effettivamente il danno che subisce Roma Capitale e noi tutti da questa situazione e condizione che perdura da decenni, in alcuni casi parliamo di 50-60 anni. Cerchiamo di capire quanti sono. Quanti ne stanno bruciando? L'Unione Quilini stima circa 300.000 euro buttati ogni mese da una stima di effetto. Abbiamo detto solo un milione di stampa, stime che vanno a 3 miliardi di euro. Domani faremo calcoli esatti, faremo un buon lavoro, credo, da questo punto di vista. Invito tutti i componenti della Commissione a partecipare, anche chi non è mai venuto in un anno e mezzo. E riusciremo finalmente a capire come mai siamo contrari. Siamo contrari perché ci mettiamo degli immobili, non sappiamo nemmeno chi c'è dentro e nel dubbio pensiamo bene di fare una sanatoria, un regalo ai furbetti. Ricordiamo che qualcuno, Piazza del Russo, 80 euro al mese per il locale 50 metri quadrati, 80 euro al mese, però attenzione, non li ha mai pagati. Erano pochi, però tra 80 e 0 e 30.000, non pagare. Con la Vincia, che questo è il cos'è il senso di scelta per i figli, fa l'arco con la Vincia. Qui invece il canone era ridotto 40 euro al mese, a fronte di un reddito non basso, e anche qui, diciamo, mai pagato, mi sembra giusto. Però tutte queste persone che facciamo, poi ci fanno sapere queste situazioni. Grazie a questa delibera avranno uno sconto del 30%, una volta pagata la velocità. E ora nei due giornali, consigliere Maricarpo e altri, quindi diversi forse che vediamo questo sconto ai morosi, ma scusate, un anno e mezzo che parliamo di questa delibera. Ora, siccome noi abbiamo richiesto per quanto i cinesi insistentemente questa lista, e l'abbiamo vista, abbiamo appurato il 90% delle modalità, ora c'è lo scandalo, ci siamo accorti dei documenti. 50 sono lì alle spalle di questo. Continua nelle giornali, in questo caso ancora continua, 90 euro al mese. Ma vogliamo anche ricordare le persone, la famiglia che soffre e che il comune in qualche modo ha aiutato con il cuore in mano questa famiglia, che ha messo in via del Colosseo e gli fa pagare 4 euro al mese. 4 euro al mese per un appartamento, via di Colosseo. Scusate, ho sbagliato. 4 euro e 20 centesimi al mese. In questo caso vale che la persona paghi, anche perché ho un reddito. Ora, ci siamo molto concentrati sull'aspetto del residenziale, degli scandali in questo senso, ma questa delibera fa di più, perché dentro c'è anche il non residenziale. Ovviamente anche l'uso della legalità. Per esempio, un hotel a 5 stelle, non del Movimento 5 Stelle, ma un hotel a 5 stelle di fronte al Colosseo, che non vogliamo aiutare. Ebbene sì, le mura sono nostre e noi in questi anni gli abbiamo dato un carico agevolato. Un hotel a 5 stelle è tutto normale, ovviamente, per noi. Ebbene, quello dell'hotel purtroppo non è un caso isolato. Vi dicevo prima della gente.
Per voi questa è la procedura normale. Prima regaliamo gli impegni, svegliamo questi casi sorgenti, poi parte una sorta di commissione che investigherà su questi sorgenti beneficiari dell'IBRA. Un altro elemento, a nostro avviso, molto interessante, qua parliamo della vendita della piccola parte del patrimonio familiare di IBRA, però ovviamente parliamo del 50% di questi sono più di 5 di immobili molto importanti. Ebbene, noi siamo contrari a questa vendita, se anche di vendita si la vendita pulita non drogata dalla presenza dei furbetti e dai furbetti che non sono presenti in IBRA, ma in che momento vende? Noi pensavamo che le case, gli esercizi commerciali, fossero dati dal comune un po'
che agli istituti religiosi possiamo fare ulteriori sconti, teoricamente anche del 100%, quindi andiamo a regalare altri mobili. Però a questo punto va rilevato che avevamo già richiesto noi, tempi non sospetti, molto tempo fa, all'ufficio del patrimonio, all'assessore, di conoscere la lista dei mobili di una giornata utilizzati in via continuativa a qualunque titolo, causato dal Città del Vaticano e dagli enti, fondazioni, istituti societari conducibili direttamente o indirettamente allo Stato della Città del Vaticano, oppure le associazioni, fondazioni, istituti, ed enti cattolici, oltre ai mobili sui quali comunque esistono diritti reali di movimenti di cura. Ci abbiamo chiesto la lista completa. Ebbene, sapete qual è stata la risposta del patrimonio? Io non parlo di Franchini da Bala, l'ho detto io, sono lettere protocollate che hanno un valore e per dire che peso hanno, perché questa risposta ci è stata protocollata e consegnata solo qualche giorno fa. Con riferimento a questa richiesta, la risposta è stata unitamente che il comune di Roma ha dato a lasciare il Vaticano, associazioni, enti, fondazioni, società, tutto direttamente o indirettamente a qualsiasi titolo, dominate quanti mobili. Quanti mobili comunque sono occupati da associazioni, di regalo, da chi? 200. Ebbene, sono due, secondo i dati di Vittorio Marconi, due in tutta Roma. È curioso perché già solo nella delibera 88, gli allegati e quegli approfondimenti che noi siamo riusciti a ottenere, sono molti di più. Quindi il patrimonio ci certifica un dato, due, sapendo che era il falso, due se era l'inizio del mondo, forse era 200, forse era 2000, ma sicuramente non sono due, perché da una parte ci dice che sono due, dall'altra ci danno una lista di un vicariato, sicuramente il più di due o tre posti. Quindi quando parliamo di casa di trasparenza, non bisogna solamente mettersi in un palazzo fatto di vetro, ma bisognerebbe essere effettivamente trasparenti. Ora, è importante questo qua, non c'è nessun accanimento di critica nei confronti della Chiesa Cattolica che fa ovviamente i suoi interessi, noi ci stiamo occupando di cosa fa il comune di Roma e in qualche modo vogliamo anche ascoltare quello che ci viene detto invece dalla Chiesa, proprio in merito al discorso del viterano, del patrimonio immobiliare, degli interessi congiunti che sono bene solamente materiali tra Comune e Vaticano. Proprio recentemente la Marcella Cosa ha detto come vorrei una Chiesa povera e pericolosa, ma povera la Chiesa deve essere povera. E anche per questo io mi chiamo Francesco, come Francesco d'Assisi, uomo di povertà, uomo di pace, l'uomo che ama e costruisce il creato. E noi oggi abbiamo una relazione non tanto buona con il creato. Qui sta parlando dei soldi della Chiesa. Vuole una Chiesa povera, non deve entrare, non deve entrare potere denaro nella Chiesa. Mentre il Papa ci dice queste cose, noi stiamo facendo l'ennesima delibera in cui regaliamo, cioè non stiamo dando a 100 euro, stiamo regalando euro zero. Andate a vedere dove si potete la destra di parte della maggioranza, la delibera, terza pagina sulla sinistra in mezzo, noi regaliamo questi fondi della Chiesa contro la volontà del Papa Francesco. Ai rappresentanti degli stati, il Papa ha detto che è entrato. E ora più che mai è necessario che i dirigenti politici si distinguano per onestà, integrità e responsabilità verso il bene comune, il bene comune. Spero che questa profetica istanza determini ciascuno, a tutti i livelli della società, il fermo rifiuto di ogni forma di corruzione che distolga risorse dai poveri e deve la volontà di uno sforzo concentrato per includere ogni uomo, donna e bambino nella vita della comunità. Parliamo delle stesse persone che per decenni abbiamo lasciato fuori della casa che gli spettava del comune
Concludo sempre con la Bibbia. C'è chi fa il ricco e non ha nulla, c'è chi fa il povero e possiede ricchezza, la ricchezza non salvarti la vita, ma il povero non te ne minacce. Ebbene, purtroppo non te ne minacce, ma di fatto quello di accadere è che in questi decenni abbiamo lasciato migliaia di famiglie fuori dalle case. Era delibera 88 è una sanatoria per i furbetti, è a favore dei ricchi e contro i poveri. Questo è scritto nella delibera, non è la nostra interpretazione, è scritto nella delibera, è scritto nella delibera. Infine, facciamo una proposta. La nostra proposta, l'unica che avrebbe senso, è di fermare questa delibera. Vedete, noi siamo contro la vendita, ma se fosse una vendita non bloccata, se fosse una vendita onesta, trasparente, sapendo chi c'è dentro, perché ripristiniamo la carità, noi saremo comunque contrari perché crediamo alla valorizzazione del patrimonio e al suo uso sociale. Però sarebbe una battaglia politica unita. Noi ci opporremo, non ci sarebbe questo tipo di opposizione, ma in questo caso noi non possiamo andare avanti con questa vendita del patrimonio perché, ripeto, è un danno ai poveri.